Benvenuti, benvenuti a questa seconda serata del Festival dei Diritti Umani, probabilmente il primo festival della fase 2, tutto in streaming online. Tutti possono partecipare a questa iniziativa, possono farlo naturalmente seguendoci online, ma anche con un WhatsApp al numero 388-46-55910 che vedete anche sullo schermo. E per chi vuole rimanere aggiornato c'è sempre la nostra app. Sai che il Festival dei Diritti Umani è un'app? L'abbiamo progettata con Microsoft. Puoi scoprire chi siamo, il nostro programma, chi sono i nostri speaker e tutto il nostro network. Puoi anche sapere come fare a sostenerci, ma soprattutto puoi seguirci in diretta. Così puoi avere sempre il festival in tasca con te. Vai su app.festivaldirittiumani.it e scarica l'app sulla tua home. Abbiamo titolato questa ultima parte della giornata Gli Ultimi ed è una constatazione purtroppo. Anche questa pandemia ci ha confermato che esistono degli ultimi, esistono cioè delle persone che sono sacrificabili. Ci piacerebbe non fosse così, ma purtroppo succede. E noi facciamo proprio un festival, il Festival dei Diritti Umani, mettendo in primo piano proprio le loro esigenze, le persone con disabilità, perché possano testimoniare, denunciare ed esporre. Lo abbiamo già fatto in questi due giorni, che sono stati particolarmente ricchi, e adesso ve ne proponiamo un assaggio con una carrellata che è stata curata dal nostro Alex Villamira. Ci vediamo dopo e vi ricordo soltanto proprio i nomi delle persone che parteciperanno: Luigi Manconi, Marilisa D'Amico, Ciro Tarantino, Fernand Melgar, Res Gypsy Jazz Quartet e De André. Benvenuti, benvenuti al Festival dei Diritti Umani, un'edizione speciale perché speciale è il momento che tutti stiamo vivendo con questo maledetto coronavirus. Probabilmente è la prima volta che si sperimenta un festival intero, integrale, quindi con proiezioni, dibattiti, documentari, fotografie, film, solo ed esclusivamente online in streaming. Ma non ci interessa essere i primi della classe, ci interessa molto di più interessarvi, coinvolgervi, ed è una cosa che proveremo a fare in tutti i modi, anche con un quiz che vi invitiamo a seguire. È molto facile, non è un'interrogazione, e per farlo vi dovete iscrivere su Kahoot. Un particolare ringraziamento va alle scuole, quindi agli studenti, ai docenti che stanno partecipando a questa diretta, ma tutti possono partecipare con questo WhatsApp 338-46-55910. E se volete rimanere aggiornati c'è anche una web app che è molto facile da scaricare. Sai che il Festival dei Diritti Umani è un'app? L'abbiamo progettata con Microsoft. Puoi scoprire chi siamo, il nostro programma, chi sono i nostri speaker e tutto il nostro network. Puoi anche sapere come fare a sostenerci, ma soprattutto puoi seguirci in diretta. Così puoi avere sempre il festival in tasca con te. Vai su app.festivaldirittiumani.it
e scarica l'app sulla tua home. Tra le persone che invece veramente va oltre, in qualche modo cerca di superare i propri limiti, c'è una campionessa di nuoto, Giulia Ghiretti, che adesso vediamo in questo video. La nostra domanda era se ha un idolo o un personaggio che è di ispirazione. Giulia, hai sentito la domanda? Allora, per piacere, sì, vi chiedo di darmi del tu, per piacere, okay. Si può. E, sono un po' più grande, però non così tanto, dai. E, no, allora, io devo dirvi che non ho un personaggio di ispirazione, un idolo. Mi piace, sì, lo sport mi piace tutto, però devo dire che una persona in particolare non ce l'ho, non ce l'ho mai avuto. Adesso questo giovane autore che si chiama Marco Scappato ha 19 anni ed è già alfiere della Repubblica perché è stato premiato l'anno scorso da Mattarella per suo impegno sociale. Marco, qual è il tuo sogno? Vuoi fare l'attore? Perché ti ho visto che eri molto, molto addentro nel set di questo film, di questo corto, diciamo così, che hai girato insieme a Dina Mocamp. Vuoi fare l'attore? Per quanto mi piaccia il set, io direi che il ruolo dell'attore è un mestiere che lascerei a professionisti. Il mio sogno, nello specifico, riguarda proprio il dimostrare, insegnare alle persone che nessuno può dirti che non ce la puoi fare se credi realmente nei tuoi sogni. Dopo l'incidente, macello iniziale, nel senso che comunque ovviamente ti sconvolge la vita e ci metti un attimino a capire chi sei, a imparare come fare tutto, no? Perché comunque io ero destro, ho perso il braccio destro, per cui anche semplicemente lavarmi i denti o mangiare all'inizio era un macello, no? Per cui devi proprio ripercorrere ogni passaggio della tua vita per riuscire ad avere più autonomia possibile. Si è messo in pratica, Alberto Fontana, ci siamo interrotti su quello, la pratica effettivamente di scaricare i casi potenzialmente pericolosi sulle RSA. Secondo noi non esistono vite sacrificabili. Nel momento in cui perdiamo questa idea, difficilmente riusciremo a costruire una società giusta. La sola cosa che so e che dipingo perché ne ho bisogno. Così scriveva Frida Kahlo e guardando i suoi quadri si capisce che ha ragione, che è proprio così. Figuriamoci il carico di emozione che può provare una persona che in qualche modo si identifica in lei. Quando ho conosciuto Clara avevo paura di incontrarla perché avevo letto la sua storia e sentivo che mi sarei seduta di fronte ad una persona che aveva molta più esperienza della vita di me. Dopo qualche minuto che eravamo insieme, Clara è venuta vicino a me e ha fatto l'unico gesto che per ora io conosco nel suo linguaggio. La casa. Cioè, voleva invitarmi a casa sua per fare merenda. Ed è questo che mi ha dato la possibilità di smettere di avere paura. Per fare il gesto della casa, Clara ha dovuto liberare le mani e ho notato che aveva in grembo una bambola di Frida Kahlo, la sua nuova eroina. Dovevo avere circa 6 anni quando io, Frida Kahlo, ho vissuto intensamente un'immaginaria amicizia con una bambina della mia età, più o meno. Dopo la scuola io correvo a casa e sulla vetrata della mia camera ci alitavo sopra. E poi, con un dito, disegnavo una porta. E per questa porta si poteva uscire, andare nella propria immaginazione.
e poi attraversare un lungo spazio fino a raggiungere una latteria di nome Pinson. E attraverso la O di Pinson si entrava anche in quella, e così io scendevo, fuori dal tempo, nelle viscere della terra. E lì, la mia amica immaginaria mi aspettava sempre. Perché Clara sceglie Frida come amica di pittura? Come bambola della sera, come ispirazione? Perché si disegna le sopracciglia come le sue e si fa mettere i fiori tra i capelli? Ve lo siete chiesti? Ci saluti anche tu però un secondo, Clara? Ah no, fa la timida, no. No, ma almeno ciao con la mano ce lo devi fare, per favore. Manda un bacio, vai. Ah, guarda, eccoti. Vai. No, per benino. Grazie. Eccoci qua, questo era il primo giorno del Festival dei Diritti Umani, quando abbiamo parlato di limiti, del loro superamento e di nuove forme di welfare. Adesso vi facciamo vedere, ovviamente sempre in pillole, cosa abbiamo raccontato oggi, dove abbiamo parlato di stigma, di autismo e anche di un problema molto grave, anche se poco conosciuto, la violenza sulle donne, che colpisce molto di più le donne con disabilità. Buongiorno, benvenuti alla seconda giornata del Festival dei Diritti Umani, quest'anno tutto online, siamo resilienti anche alle difficoltà tecniche che supereremo. Senti, io ti faccio un'ultima domanda, Valentina, tu lavori con le parole, sei giornalista, giornalista a rotelle, appunto, e sei anche ruvida, allora mi dici per favore una parola, una sola, che proprio noi non dobbiamo usare. E anche perché, naturalmente. Visto il tema della disabilità a 360 gradi, credo che handicappato sia una parola che da buttare giù dalla rupe. E perché? Perché è un'etichetta anche dal suono ruvido, che non si dice tutto e non dice nulla, si pone solo sul limite di una persona e non sull'essere umano. E possiamo sostituirla in qualche modo, secondo te? Assolutamente, io sono molto più favorevole a definire questa nicchia di società come persone con disabilità, come se fosse un accessorio. Ovviamente spesso l'accessorio in questione non lo possiamo abbandonare o lasciare a casa, però è un qualcosa che viene con noi, non che noi siamo a traino di questo limite, ecco. È stata difficile la quarantena? Me lo stanno chiedendo in tanti, cioè tante persone in questo momento mi dicono sì, non hai idea di quanto sia stato faticoso per persone che hanno varie forme di disabilità, ma in particolare le persone autistiche, questa quarantena.
Quindi se io sono uscito, diciamo, fuori, è per dire a tutti quelli che non lo sanno, che chi ha un figlio autistico soffre, fa una vita assurda. E uno dei tanti punti critici è quello della flessibilità, cioè affrontare l'imprevisto, no? Sì. E l'imprevisto può essere qualunque cosa. Questo virus è un imprevisto incredibile. Beh. Per cui, per ritornare a quello che mi hai chiesto, sì, è stata dura. Noi, grazie a tutto quello che abbiamo fatto in questi 10 anni, noi nel senso di io e mia moglie, oramai siamo dei super esperti, per cui sappiamo come fare per affrontare gli imprevisti. Puoi dire in parole povere come appunto devono guardare con occhiali diversi la persona autistica che si trovano accanto, non guardarla soltanto appunto con questa stranezza, con gli occhi sbarrati? Cosa devono fare? Ma allora, innanzitutto dico a tutti per esperienza che è un mondo interessantissimo, quello dell'autismo, perché ci sono dentro delle cose incredibili che vengono fuori continuamente. No, ma io vorrei chiudere con una battuta, perché io faccio sempre, diciamo, battute, provoco, ma provoco fino a un certo punto. Allora, io quando ho scelto di parlare di questo tema, quando mi è stato chiesto di sponsorizzare una petizione che c'era sul sito change.org, in cui si chiede, c'è ancora adesso, in cui si chiede semplicemente di applicare la legge. Esiste una legge che è anche molto buona sull'autismo, ma che non viene applicata. Allora qua si chiede questa cosa, semplicissima, applicatela. E l'obiettivo era quello di arrivare a 10.000 firmatari. Quindi mi era stato chiesto di fare da immagine, diciamo. E io allora ho detto, senti, dai, andiamo. Per me è molto più comodo, cioè, stare qua in casa, chiuso, e non dire niente a nessuno, no? Ma per aiutare gli altri lo voglio fare, insomma. Mi pare che sia una cosa utile e bella. Contemporaneamente, su questo stesso sito, change.org, c'era la petizione di una tizia che aveva un cane che abbaiava molto e che era stato chiuso in un posto. Cioè, per cui lei, attraverso questa raccolta firme, chiedeva che il cane uscisse da questo luogo chiuso. Bene, questa petizione era a 300.000 firme e l'obiettivo di quella invece sull'autismo erano le 10.000 firme. Allora la mia battuta è: mi accontenterei, anzi mi pongo come obiettivo che l'autismo, il mondo dell'autismo, abbia la stessa attenzione che ha il mondo dei cani. Anche in questa quarantena il mondo dei cani è quello, diciamo, con più empatia, con più attenzione. Cioè, chi ha un cane è sempre stato fatto uscire, non è mai stato messo in dubbio che chi ha un cane possa andare fuori, no? Invece chi ha il figlio autistico, far uscire chi ha i figli autistici, ma adesso vediamo, controlliamo. Ecco perché io dico che mi accontento che ci sia la stessa empatia e la stessa attenzione che c'è per i cani. Quindi tu mi hai chiesto cosa dire ai giovani che osservano il mondo. Guardate al mondo dell'autismo con la stessa empatia con cui guardereste al mondo dei cani. Volevo sapere, insomma, da una studentessa, da Serena Papetti dell'Izzos Albe Steiner, se vi abbiamo dato degli strumenti per imparare a leggere e poi con questi strumenti voi avete dovuto scrivere, raccontare una storia con le immagini. Ce l'abbiamo fatta, Serena? Sì. Allora, con questo percorso abbiamo potuto approfondire il tema imparando terminologie specifiche e approfondendo alcuni lavori di alcuni fotografi come Dorothea Lange. Anche se il tema di quest'anno era la disabilità, abbiamo approfondito il tema sull'immigrazione. Infatti, alla fine di questo percorso ci ha assegnato un progetto
sull'immigrazione, dove siamo stati divisi a gruppi e dove dovevamo raccontare varie storie sull'immigrazione. Purtroppo c'è stato di mezzo l'emergenza sanitaria del coronavirus che ci ha un po' bloccato, ma nonostante ciò siamo riusciti a portare a termine il progetto. Perfetto, bene, sì, infatti ho detto siete stati bravi e lo confermo anche pubblicamente. Una donna su tre nel mondo ha subito violenze e purtroppo anche l'Italia rientra in questa media. Ve lo dico in numeri assoluti perché fa ancora più impressione. 7 milioni di donne, oltre 7 milioni di donne italiane, hanno subito una qualche forma di violenza. Anche nel caso delle ragazze e donne con disabilità, la violenza si combatte soprattutto in ambito familiare e non è solo una violenza di tipo fisico o sessuale, anche una violenza a volte di tipo psicologico che si caratterizza anche per una svalutazione dell'autonomia, della capacità del ragazzo e della donna, che quindi la si riduce anche nelle proprie richieste di maggiore magari espansione di un proprio progetto di vita. Beh, tutto quello che vi abbiamo fatto vedere non era per dirvi cosa vi siete persi, ma al contrario per dire che abbiamo già lavorato tanto e vogliamo continuarlo a farlo sia questa sera che domani con il programma del Festival dei Diritti Umani. Allora, noi abbiamo titolato quest'ultima parte di oggi Gli Ultimi, persone che per loro condizioni di salute, perché si muovono con difficoltà, per esempio, perché hanno la testa che funziona diversamente dalla media, sono considerati marginali, anzi rischiano la marginalizzazione, perché sono storti, così li ha definiti Elio Germano quando, ritirando l'Orso d'Oro d'Argento per l'interpretazione di Ligabue, ha voluto ricordare a chi dedicava questo premio, agli storti appunto. In alcuni casi perché sono addirittura improduttivi, gli anziani e le persone con disabilità poi non contano tanto. Ecco, questo è il tema che vorremmo provare a affrontare questa sera. Ma se ci avviciniamo a ciascuno di loro, come appunto recita il nostro slogan, no, da vicino nessuno è disabile, beh, potremmo scoprire degli elementi nuovi, interessanti e forse davvero cambieremo anche opinione su molte cose. Tecnicamente, per esempio, era disabile Django Reinhardt. Poteva usare solo tre dita di una mano, eppure si è reinventato letteralmente un genere musicale che tuttora noi ci possiamo godere con le sue registrazioni. Chi ha bisogni speciali e non si uniforma alla scuola tradizionale viene emarginato, ci canterà De Andre, che ci ha voluto regalare proprio una delle sue canzoni. E si può restituire una vita piena e dignitosa ai figli e anche ai genitori utilizzando una scuola in modo diverso. Questo sarà il tema che affronteremo questa sera con il film di Fernand Melgar e che, lo posso dire, sarà in prima nazionale e accessibile anche alle persone sorde. Ma a questo punto andiamo davvero a scoprire chi era Django Reinhardt. And straight jazz became hot, thanks to a few musicians whose remarkable improvisations gave jazz a new lease on life. Listen to Django Reinhardt. It is the same melody, but what a difference in interpretation. These three musicians will represent two guitars and a bass fiddle. Finally, here is Stefan Grappelli, virtuoso violinist of hot jazz. Thank you.
From the magic strings of the instruments of these five musicians was formed the quintet of the Hot Club of France. Fatto ritornare con questo bianco e nero alla musica originale di Django Reina, che vedete suonava in un modo strano la chitarra. Nella biografia di Django Reina c'è davvero tutto quello che, diciamo così, abbiamo raccontato in questo festival, perché c'è lui ha lottato contro il pregiudizio, perché lui era figlio della nazione Sinta, e poi contro la disabilità. Una storia appunto da raccontare, ma anche una storia da suonare, da sentire, da ascoltare, e noi lo facciamo questa sera con il Res Gypsy Jazz Quartet. Ci sentite? Ci sentiamo, sì. Buonasera. Eccoci qua, buonasera. Eccoci tutti. Qua. Elena Caligiuri e Manuel Bariani. Benissimo. Allora, voi siete voce e chitarra del Res Gypsy Jazz Quartet, e noi ovviamente vogliamo saperne di più, ma siccome la linea Skype, come Elena Caligiuri nelle telefonate che abbiamo fatto in precedenza, diceva guarda che funziona sì e funziona no, abbiamo detto facciamo sentire bene le canzoni, giusto? Esatto. E poi dopo con calma ci parliamo invece quando sono finite. Seguiamo questa scaletta, seguiamo? Va bene. Allora, via con la prima clip. Buonasera a tutti, noi siamo il Res Gypsy Jazz Quartet. Innanzitutto volevo ringraziare il Festival dei Diritti Umani per averci invitato a partecipare a questa manifestazione, nella quale avrò il piacere di presentare il mio quartetto, che è composto da Alfredo Ferrario al clarinetto, Manuel Bariani e Michele Rusconi alle chitarre manouche e me, medesima, alla voce. Ma lasciate che vi parli della figura protagonista della nostra musica, quella che ci ha permesso di incontrarci e di suonare insieme. Sto parlando di Django Reinhardt. Django è un musicista di origini zigane, nato nel 1910, che visse per lo più nei dintorni di Parigi, e la sua è una storia molto particolare. Come molti dei bambini delle famiglie zigane, Django nacque attorniato da musicisti di talento e iniziò a sua volta a guadagnarsi da vivere grazie alla musica, iniziando fin da bambino con il banjo. Un giorno però successe qualcosa, un incidente che cambiò per sempre la sua vita e che segnò per sempre anche la storia della musica, in particolare della chitarra jazz. La roulotte di famiglia fu divorata da un incendio e Django, appena diciottenne, purtroppo ne rimase coinvolto, uscendone gravemente ferito. Riportò ustioni gravissime alla gamba, al piede, ma soprattutto alla mano sinistra, che per un musicista potete immaginare cosa voglia dire. Che è finita, non puoi più suonare. Django fu ricoverato in ospedale, finì in carrozzella e con una mano deformata. Riuscì per fortuna a superare il rischio di cancrena, ma il suo anulare e il suo mignolo erano stati distrutti dal fuoco, atrofizzati e saldati insieme dalla cicatrizzazione, in questo modo. E suonare purtroppo ormai era solo un lontano ricordo. Tuttavia gli fu regalata una chitarra, che provò a suonare, cercando di utilizzare le uniche due dita che gli erano rimaste, l'indice e il medio, che per un chitarrista vuol dire praticamente suonare con il 50% delle dita utili. Passò così una lunga convalescenza, che durò circa un anno e mezzo, a letto, cercando e di fatto inventando un modo che gli consentisse di suonare con solo due dita. Sviluppò dunque una tecnica e delle idee chitarristiche molto particolari che gli permisero di vincere la menomazione e poter tornare alla sua attività di musicista. Queste idee e tecniche non sarebbero potute fiorire altrimenti se non da una mente che pensava e agiva per colmare un vuoto, quello che la sua disabilità gli aveva lasciato.
Ma non erano solo idee e tecniche particolari, si dimostrarono veramente rivoluzionarie, fantasiose, innovative. E quindi la mancanza in realtà non aveva lasciato un vuoto, ma al contrario aveva creato della ricchezza, aveva portato dei frutti. Fu così che Django iniziò a prendere il volo e a diventare la leggenda della chitarra jazz, che oggi tutti noi conosciamo, che è una fonte di ispirazione per migliaia e migliaia di chitarristi, di musicisti, di jazzisti. La sua discografia è vastissima, ha ispirato chiunque sarebbe venuto dopo di lui e in alcune comunità zigane è adorato quasi come se fosse una divinità. E i bambini di queste comunità, per tradizione proprio, iniziano fin da piccole ad ascoltare e a suonare la sua musica, imparando addirittura a memoria i suoi assoli. La musica suonata nel suo stile è diventata un vero e proprio genere musicale, che è denominato Gypsy Jazz o Jazz Manouche. Vi presento a questo punto il primo brano che andremo a suonare. È un brano della tradizione swing americana. Di fatto Django amava moltissimo la musica che in quel periodo arrivava da oltreoceano, che era una musica nuova, fresca e dal ritmo saltellante. Era la musica swing che Django amava da interpretare nel suo stile unico. Il brano si intitola I Can Give You Anything But Love. Buon ascolto. I can give you anything but love, oh baby, oh, that's the only thing I'm planting hope. Oh baby, dream wild, get more wild. Sure to find, baby, happiness, and I guess all the things you always pine for. Gee, I like to see you looking swell. Oh, baby, diamond brightness will work thousands of more pretty, baby, till then like it.
give you anything but love. Oh, baby, but that's the only thing I'm planting off. Oh, baby, dream a while, scheme a while. We're sure to find, baby, happiness. And I guess all the things you always pine for. Gee, I'd like to see you looking as well. Oh, baby. Where world doesn't sound, my pretty baby, tell the lucky day on, lucky day you know that. Hello, babe, I can give you anything. I can give you anything. I can give you anything but Beh, bravi, complimenti per questo primo brano. Mi verrebbe anche da chiedere se qualcuno ha ancora il coraggio di definire disabile Django Reinhardt dopo quello che abbiamo sentito. Ricolleghiamoci con Elena Caligiuri e con Manuel Bariani, se sono ancora con noi, che sono voce e chitarra del Res Gypsy Jazz Quartet. Adesso faccio subito la prima gaffa. Chitarra solista, chitarra d'accompagnamento, chitarra e basta. Come ti devo definire? Come? Entrambe, chitarra accompagnamento, chitarra solista. Ah, ho capito, vai. Ok. Quando c'è qualcuno che fa la solo, io accompagno. Meglio così. Senti, da sia la chiacchierata della spiegazione che ci ha fatto Elena e da quello che abbiamo appreso, insomma, abbiamo capito che Django Reinhardt era più istinto che metodo, no? Che non sapeva leggere o scrivere la musica e che andava quindi ad orecchio. Ma è stato un innovatore al punto che ancora adesso, come diceva Elena, è una leggenda. Però lui suonava con tre dita, tu no. Eh no, anzi addirittura lui suonava con due dita. Con due dita per la precisione. Sì, sì. E come faceva? Cioè da chitarrista? Aiutaci a spiegarlo. Ecco. Sì, è una domanda, una bella domanda perché... Pensandoci, in realtà noi chitarristi appassionati, quando studiamo la sua musica, i suoi soli, ci mettiamo nei suoi panni pensando di usare due dita e cerchiamo, insomma, per trovare il suo suono di usare solo due dita. E a volte, cioè, questo ci permette di trovare delle posizioni nuove sulla chitarra, delle diteggiature nuove che mai avremmo pensato prima. E insomma, poi alcune cose sono addirittura difficilissime da suonare sia con due sia con quattro, perché comunque lui ha avuto un'esperienza personale e delle frasi musicali che suona sono proprio costruite attorno al fatto che potesse suonare con solo due dita. Lui è riuscito a tirare fuori il meglio da questa menomazione. Ma tu addirittura arrivi, che ne so io, a legarti le due dita della mano, no, per provare, oppure no, proprio provi, no, a non considerarle le altre due dita? Esatto, provo a entrare nella mentalità di Django per capire come ha tirato fuori quel determinato suono e cercare di emularlo quando serve, insomma, anche se è difficilissimo comunque. E appunto, proprio perché sei un tecnico, secondo te come ce l'ha fatta? Cioè, era una questione di abilità, appunto, poi dopo invece si è applicato, oppure ha provato, è andato ai limiti, ecco, in qualche modo, ai limiti delle possibilità. Esatto, lui ha tirato fuori il meglio da quello che poteva fare, infatti... Ha costruito il suo stile intorno a questa menomazione, cioè le sue frasi musicali sono proprio, insomma, tipiche del suo modo, il suo modo di suonare è tipico, insomma, proprio costruito attorno alle sue due dita. Beh, insomma, clamoroso. Allora, senti, noi ci godiamo adesso ancora qualche minuto del vostro repertorio, anzi, del repertorio di Django Reinhardt reinterpretato da voi. Elena, ce lo vuoi presentare tu, il secondo brano, o andiamo noi direttamente? Sì, il secondo brano si intitola Nuage, che è un pezzo originale di Django. Nasce strumentale, ovviamente, però noi l'abbiamo reinterpretato con un testo. Nuage significa nuvole, è una ballad. Benissimo, sentiamola e poi ancora con voi per un paio di minuti.
Arriva, eh. Lentement dans le soir, le train s'en va. Sur le quai, sans mon choix, sans fouiller déjà. Dans la glace, quand mon soir. Thank you.
non avete sbagliato canale, è sempre il Festival dei Diritti Umani. Ci teniamo molto a raccontarvi che appunto persone con disabilità come Django Reinhardt riescono a fare quello che abbiamo appena sentito nell'interpretazione naturalmente della Res Gypsy Jazz Quartet, di cui abbiamo due dei quattro componenti ancora in collegamento con noi, Elena Caligiuri e Manuel Bariani, per un'ultima domanda che poi lancerà un ultimo dei vostri brani, così ce lo godremo ancora. Parlo di una strana coppia che non siete voi due, però sia chiaro. Mi viene in mente Django Reinhardt, che è sostanzialmente insomma, il Sinto senza due dita alla chitarra, e Stéphane Grappelli, che è un nobile italiano al violino. Questi due personaggi si sono veramente, hanno fatto scuola. Ecco, volevo capire, voi che lo conoscete a fondo questo tipo di musica, perché ancora adesso ci piace così tanto? Vuoi parlare tu? No, vai. Beh, guarda, come tanta musica in realtà di inizi Novecento, è musica ancora apprezzata tutt'oggi. Django fa parte del panorama di jazzisti, era un jazzista a tutti gli effetti, e il jazz è tuttora una musica molto ascoltata, molto seguita sia dai musicisti ma anche da ascoltatori. E poi non dimentichiamoci che Django era una specie di pop star ai suoi tempi, aveva fatto colpo, diciamo, sui discografici, e gli hanno permesso di registrare una discografia veramente immensa. Quindi noi abbiamo un lascito enorme, veramente enorme, al quale attingere. Manuel? Sì, sì, assolutamente. Aveva uno stile così originale per l'epoca e virtuoso che ha affascinato gli intenditori, i critici, i discografici, e gli hanno permesso di registrare un sacco di bellissimi dischi. Poi, tra l'altro... Django amava molto la musica nuova, quella che in quel periodo stava arrivando dall'America, che era lo swing, e lo reinterpretava con il suo personalissimo stile, e quindi diciamo che era un prodotto come dire l'aggettivo, gli riconosciamo, diciamo, un'inventiva che magari altri non avevano in quel periodo. Esatto. Assolutamente, esatto. E poi comunque quando senti la sua musica, cioè, è così particolare, originale, frizzante, cioè ti fa anche ballare, come dire, ti fa muovere, lo senti, è trascinante. Bene, allora presentiamo l'ultimo brano e poi vi salutiamo e vi ringraziamo naturalmente per quello che avete fatto per il Festival dei Diritti Umani. Grazie a voi per l'invito. Voi, sì. Chi è il prossimo brano? Chi lo presenta? Allora, il prossimo brano si intitola Shine. È un brano della tradizione swing americana che Django amava, reinterpretato da noi. Buon ascolto. Grazie. Grazie a voi. My
Gypsy Jazz Quartet ci ha raccontato e ci ha fatto anche ascoltare naturalmente la musica di Django Reinhardt, e noi vogliamo continuare questa sera a parlare di musica e diversità. De Andre. De Andre ha voluto regalare al Festival dei Diritti Umani un brano, Vendetta Vera. È una storia un po' complicata quella di Vendetta Vera. Diciamo così che Vendetta Vera di De Andre è un omaggio caustico e poetico allo stesso tempo, a chi è emarginato. Vendetta Vera è una canzone che era già uscita una decina d'anni fa, che ci fece conoscere un ragazzo, un rap, Truce Baldazzi, insomma faceva un rap un po' sconclusionato, diciamo così, perché cantava a modo suo l'odio, il suo odio per i professori, per i suoi compagni di classe che non capivano le sue difficoltà a scuola. Grazie ad Andrea Cegna che ci ha permesso questa possibilità, e adesso sentiamo De Andre. Buongiorno a tutti, io sono De Andre e volevo dare il mio contributo a questa giornata portandovi questa canzone che mi sembra azzeccata perché parla di diversità. Una diversità che può sembrare un ostacolo a prima vista, ma che una volta accolta diventa una risorsa, una possibilità e una ricchezza. Maestro, professore, ti prego insegnami qualcosa di vero, qualcosa che abbia a che fare con l'amore. Parla sentinella, non c'è bisogno che lo dica, ma se ci guardi bene, persino la vita può essere bella. I miei amici hanno una strana foggia, non sorridono mai, piegano un poco le labbra quando viene la pioggia. Se alzano il mento quando piove, nessuno può vedere, nessuno si accorge del loro pianto, e dicono tutti in coro: vendetta vera. Io non lo so che non ci finirò mai, no, in galera. Vendetta vera. Saremo liberi per sempre, camminando nella sera. E se penso al mio passato, di tutti quelli che hanno tentato di insegnarmi qualcosa, l'unico che ci è riuscito era Renato. Non sapeva di storia e geografia, ma un giorno sorridendo ha messo la sua mano nella mia. Girava con una lama, diceva: nella vita tutti pensano ad avere, tu pensa solo a dare, perché alla fine vince solo chi ama. Con le mani, i profili dei carabinieri, pensava solo a dare, ne dava come se non ci fosse un domani, e intanto diceva: vendetta vera. Io non lo so che non ci finirò mai, no, in galera.
vendetta vera. Saremo liberi per sempre, camminando nella sera. Festival Diritti Umani, seconda serata. Come la Costituzione italiana, anche la Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità usa parole giuste, giustissime, per esprimere concetti impeccabili. Peccato che la realtà, e lo abbiamo già raccontato in questi giorni, in questi due giorni di festival, è diversa e molti diritti per le persone con disabilità restano in realtà lettera morta. Oppure si dice che non sono attuabili per vari motivi. Quindi anche oggi, 2020, ci sono le persone con disabilità che sono cittadini di serie B. Noi ne vogliamo parlare questa sera con alcuni ospiti che siamo molto contenti di avere al nostro fianco qui al Festival dei Diritti Umani. Ne parliamo con Marilisa D'Amico, che è costituzionalista e pro-rettrice, io direi al femminile, poi vediamo se mi corregge subito, Marilisa D'Amico alla statale con delega alla parità dei diritti. Avremo Luigi Manconi, sociologo, presidente dell'associazione A Buon Diritto e fino a pochi mesi fa anche presidente della Commissione Diritti Umani del Senato. E abbiamo Ciro Tarantino, anche lui sociologo, come Manconi, all'Università della Calabria, con una particolare, diciamo così, attenzione, soprattutto nelle ultime produzioni, sulle persone che si trovano in condizioni di segregazione. Allora, visto che non c'è molto tempo a disposizione, io ringrazio i nostri ospiti e comincerei subito a rivolgere la prima domanda in coppia, in qualche modo, Luigi Manconi e Marilisa D'Amico. A Luigi Manconi vorrei che chiarisse un equivoco, ma quando noi parliamo di diritti per le persone con disabilità, ma parliamo di diritti speciali o parliamo dei diritti di tutti? Io non sento, ancora un secondo Luigi Manconi, un attimo solo perché l'audio è spento e vediamo se riusciamo a... Un secondo ancora, devi avere un attimo di pazienza. Non arriva un segnale, quindi proviamo con Marilisa D'Amico, se ci sente. Io vi sento benissimo. Benissimo. Sì, voi mi sentite? Sì, ti sentiamo. Allora facciamo una cosa, chiediamo la cortesia a Luigi Manconi di attendere un attimo, perché tanto io la stessa domanda la volevo fare proprio a lei, Marilisa D'Amico, e cioè se stiamo parlando di diritti speciali o se parliamo invece dei diritti di tutti. Ma io intanto vi ringrazio tantissimo e mi complimento molto perché questo festival era immaginato in tutt'altro modo, sì. Tra l'altro ci sarebbe stata anche una partecipazione fisica della statale, ma siete riusciti, Danilo, tu e tutto il
questo gruppo fantastico a diciamo, riposizionarvi sul web in modo veramente molto 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 importante. E perché io ritenevo che fosse importante, ritengo a maggior ragione oggi che sia importante proprio concentrarsi su una delle categorie di discriminazioni che forse meno attrae anche studiosi piuttosto che dibattiti e così via, cioè quello delle persone con disabilità. Mm-hmm. È importante perché bisogna parlarne di più, bisogna far conoscere meglio la realtà, certo, e bisogna anche sfatare dei luoghi comuni. E quindi vengo subito alla domanda. Sono diritti diversi? Sono diritti? Assolutamente no. Cioè, i diritti umani intanto sono universali per loro natura, ma poi soprattutto la nostra Costituzione già riconosce, pone il fondamento delle discriminazioni con, già nel suo articolo 3, l'articolo 2, l'articolo 3, l'articolo 38, però diciamo che il salto anche di sensibilità nel considerare l'importanza non di aiutare le persone disabili, ma di fare in modo che queste persone con disabilità, non disabili appunto, con disabilità possano godere di tutti i diritti fondamentali che sono uguali a tutti gli altri, viene fatto poi più tardi, diciamo ben dopo anche l'entrata in vigore della nostra Costituzione a livello mondiale, la Convenzione ONU del 2006, sì, in cui si parla appunto di universalità e indivisibilità dei diritti umani, mm-hmm, e si sottolinea la necessità che la persona con disabilità goda di tutti i diritti senza discriminazione, ma sono gli stessi diritti, cioè diritti anche libertà diciamo politiche, per, certo, esempio il diritto al voto, anche libertà come il diritto all'istruzione, anche la libertà personale, nel senso come cercare in modo che, sia pure magari con difficoltà fisiche, per esempio il tema delle barriere architettoniche, ci si possa muovere, si possa circolare, quindi libertà di circolazione, e poi per non parlare anche del diritto alla salute. E tuttavia ci sono anche ancora oggi delle vere e proprie barriere, come se non ci si rendesse conto che per godere di quegli stessi diritti bisogna fare in modo che lo Stato si attrezzi. Il, certo, nostro Stato, che è uno Stato sociale, però non lo fa ancora. Vi faccio un esempio proprio semplicissimo. Per una donna che sta su una sedia a rotelle, che ha magari appunto non riesce a utilizzare ovviamente magari le gambe, quanto è di più difficile rispetto alle altre donne fare una mammografia? Può rinunciare quella donna al diritto, diciamo, alla prevenzione? Oppure può soffrire cose inaudite? Sorrido, Marisa D'Amico, non perché per prenderla in giro, al contrario, perché è stato esattamente il ragionamento che abbiamo fatto questo pomeriggio con Lisa Noia, che ha raccontato esattamente quello che sta dicendo, che stai dicendo, visto che insomma ci diamo del tuo. Scusate, io l'avevo sentito figurati, da lei, mi ha colpito, ringrazio Lisa, perché lei appunto fa un esempio, lo dice appunto quello che stai vivendo in quella persona, ed è una cosa molto molto forte questa cosa, cioè si capisce chiaramente laddove non si pensa a queste differenze che però, esatto, possono essere superate, certo, però si nega un diritto di fatto. Quindi alla fine si trattano le persone come persone di serie. Allora, noi fra poco torneremo con Luigi Manconi, che stiamo cercando di risolvere un problema di audio. Come mi sentite? Adesso sì, perfetto. La famosa voce stentorea di Luigi Manconi. Benissimo. Buongiorno Luigi, buonasera Luigi. Preferisco il termine tonitruante che stentorea, perché stentorea contiene una critica che non mi va di accettare così supinamente. Buonasera a tutti. Buonasera Luigi. Allora partiamo da quella domanda che ti facevo, ma sono diritti speciali quelli per le persone con disabilità? Sì, credo che abbia già risposto in maniera esauriente la professoressa D'Amico. Io posso portare qualche argomento in più per sostenere la sua tesi così limpida. Intanto teniamo conto che, come affermava oltre 50 anni fa Don Lorenzo Milani, non si possono fare parti uguali tra diversi. Certo. Cioè, se le persone hanno per varie ragioni una loro diversità, non possiamo pensare di omologarle, quelle persone, ma è la Costituzione, in quell'articolo 3 già citato appunto, che in maniera nitidissima sostiene questo, quando dice che la Repubblica
ha come compito quello di rimuovere gli ostacoli che impediscono a tutti gli individui di accedere alla piena dignità. Quindi quel rimuovere gli ostacoli corrisponde per un verso alla cosa concretissima, quella cosa materiale che è il superamento delle barriere, che peraltro in termini molto pregnanti sotto il profilo anche filosofico afferma l'articolo 1 della Convenzione dell'ONU, quando parla della disabilità come sistema di rapporti tra l'individuo e le limitazioni, gli ostacoli, le barriere, i limiti che incontra al suo pieno sviluppo. L'accento è posto sulla persona, cioè sull'individuo, non sulla sua disabilità. Come se fosse una qualità che in qualche modo no, fa tutt'uno con la persona. No, esatto, non è così. Al contrario, è la persona che per varie ragioni che sono di natura fisica, cognitiva, di sensibilità, incontra limiti al suo pieno sviluppo. Allora la Convenzione delle Nazioni Unite, la Carta Costituzionale Italiana dicono che tutto ciò che limita quella pienezza dell'espressione va rimosso. Quindi per certi versi all'interno del sistema universale, che è universale per sua stessa natura, dei diritti umani, ci possono essere diritti speciali, perché pensati appunto perché le persone diverse possano avere quei diritti che altrimenti non potrebbero pienamente godere. Questo è un punto di partenza che, come noto, non riguarda solo le persone con disabilità, ma riguarda per esempio la politica per le minoranze, laddove le minoranze rischiano di essere mortificate, impedite nei loro processi di emancipazione. Ma spiega anche, ci tengo molto a questo punto perché credo di essere rimasto uno dei pochissimi ancora combattenti a favore del politicamente corretto, spiega anche perché la formula adottata dalla Convenzione delle Nazioni Unite e che vanamente si cerca di imporre, diciamo così, all'opinione pubblica, cioè la definizione di persone con disabilità, è una definizione piena di intelligenza e di dignità. Sono persone con disabilità, non sono disabili. Ecco, io credo che questo, come dire, punto di partenza sia abbastanza prezioso. Assolutamente lo è, e noi abbiamo imparato poco alla volta mentre facevamo questo festival ad utilizzare questi termini, perché purtroppo, hai perfettamente ragione, non sono di uso comune. Dobbiamo invece sforzarci quando non ci arriviamo spontaneamente a farlo. E poi è arrivato però il coronavirus, e qui passo la parola a Ciro Tarantino, appunto sociologo dell'Università di Calabria, e le strutture per disabili si sono guadagnate qualche riga in cronaca perché ci sono stati purtroppo delle morti anche proprio perché lì ci sono spostate le persone positive. Poi però basta, di queste strutture non se n'è praticamente più parlato. Ecco, questi sono luoghi di segregazione, Tarantino, visto che lei studia in particolare questo tema? Allora, prima di tutto permettetemi di ringraziarvi per il festival, per la bellezza del festival, e sono ansioso di vedere l'anteprima del film di stasera. E partirei da quello che dicevano prima, da quello che diceva prima Luigi Manconi, e che è riassunto in qualche modo anche nella frase che avete dato come slogan del festival: dal vicino nessuno è disabile, riadattando quel magnifico verso di Gaetano Veloso, De per ninguem è normale, uno splendido testo che Vaca profana, ed è stato simbolo delle lotte manicomiali ancora a metà degli anni 90. Ora,
in quell'espressione c'è il fondamento di quello che stavamo dicendo, di quello che si diceva prima, nel senso che questa formula di diversità in realtà contiene una grande formula di uguaglianza. Se da vicino nessuno è disabile, nessuno è normale, è una grande formula di uguaglianza. È un'uguaglianza data da due punti. Uno, questa relazione, cioè la disabilità data dall'unione di una condizione personale, di una situazione sociale, e due, questa disabilità come essenza, come condizione dell'umano. Questo è un punto preciso che ci permette poi di svolgere il successivo ragionamento, è quello che Julia Kristeva ha chiamato la gracilità essenziale, cioè in fondo ognuno di noi porta una condizione di disabilità come condizione umana. Poi nella realtà pratica, mentre questa è la nostra esperienza di vita, nella realtà pratica noi sappiamo che le società costruiscono alcuni tipi predominanti. Weber ce lo diceva già nel 17. Anziani e persone con disabilità si sa che non sono tra gli individui legittimati, tra gli individui ritenuti propri dalla nostra società, dagli individui a pieno titolo. Sono individui con minori possibilità, sono un'umanità minore. E, come dicevi tu, se ce ne fosse stato bisogno, ma i dati ce lo dicono da una quantità di anni molto lunga, il Covid, se ce ne fosse stato bisogno, ha messo in luce che dietro alcune retoriche della vita, in realtà, molto semplicemente, nella nostra società non tutte le vite sono uguali. E le vite degli anziani e delle persone con disabilità si sono dimostrate vite ineguali. Questa volta sono, come dicevi giustamente, assurda agli onori della cronaca, perché ha fatto un po' più impressione, perché erano vite prossime, sono le vite dei nostri genitori, le vite dei nostri nonni, non sono le vite di genti venute dal mare. Ecco. Certo. E questo ha reso solo più evidente, lo stato di emergenza ha reso solo più evidente, si è fatto piano di emergenza, piano di visibilità. Che cosa ha reso evidente? Che avviene, ha reso evidente una morte fisica, che in realtà molte volte noi conosciamo, ma conosciamo come morte civile e morte sociale, quello che si diceva prima dei diritti. Noi la conoscevamo già come morte civile e morte sociale in molte situazioni, e adesso l'abbiamo conosciuta nella sua realtà di morte fisica. E direi che quindi è questa l'unione particolare che c'è stato, uno stato di emergenza che è diventato piano di emergenza, piano di visibilità. Questo è avvenuto nelle nostre strutture, nulla di particolarissimo. Ecco. Poi torneremo sul concetto di segregazione, perché voglio andare un po' a fondo di questo tema. E visto che hai citato questi esempi, torno a Luigi Manconi, che in un recente tuo articolo su Repubblica ha scritto, devo leggerlo, siamo una società dello scarto, gli anziani, gli improduttivi, fuori di tempo e fuori di testa. Luigi Manconi, ma quando è cominciato, quando abbiamo cominciato a considerarli scarti queste persone? Non certo da ieri né dall'altro ieri, tantomeno da quando è iniziata la quarantena. Credo che sia una cultura, una mentalità molto radicata, direi, qui oso dirlo, nel carattere nazionale. E la questione delle persone con disabilità, a mio avviso, veramente getta una luce, come si dice in questi casi, inquietante e crudele sulla nostra società. Io sono giunto a formulare un giudizio davvero estremamente pessimista sulla collettività nazionale. E ripeto, sulla collettività nazionale, cioè penso che l'Italia, che gli italiani rivelino una persistente, testarda, ostinatissima
arretratezza nel senso civile. Capisco che questi discorsi in genere vengono rigettati perché in apparenza risultano qualunquisti, omologanti, eccessivamente generici, però penso che invece abbiano radici profonde nella nostra storia nazionale e quindi sia giusto indagarli questi elementi e approfondirli. E allora dico che sono convinto che il grado di insensibilità verso le esigenze delle persone con disabilità, il grado di insensibilità riscontrabile nei comportamenti quotidiani, negli atteggiamenti ordinari, nelle conversazioni domestiche, nel discorso pubblico, nelle relazioni sociali, come in Italia, rappresentino davvero un livello arretratissimo rispetto ad altre società, per esempio, dello stesso continente europeo. Facciamo un esempio concreto, concretissimo. In Italia esiste una legge, tutti ne sanno l'esistenza, quella del 1989, quella contro le barriere architettoniche, all'epoca considerata non solo un'ottima legge, ma una legge all'avanguardia. Da allora sono passati decenni, quella legge risulta tra le meno applicate, tra le più ignorate, mortificate, direi disprezzate, ostentatamente disprezzate. Ma perché intorno a questa iniquità, rappresentata dal rifiuto di applicare quella legge per le persone più fragili, che sono poi parte della nostra comunità, delle nostre stesse famiglie, in Italia raramente, quasi mai, si è sviluppata una vera mobilitazione collettiva. Siccome io ho studiato per decenni i movimenti sociali, vi posso dire che i movimenti a tutela dei diritti delle persone con disabilità sono stati nel nostro paese, nell'arco degli ultimi 60 anni, estremamente esigui ed esili. Sono stati, come dire, talmente occasionali e sempre, come dire, limitati all'agire di pochissime avanguardie organizzate, di piccoli gruppi, di iniziative dei singoli, nonostante che in Italia ci sia una realtà di associazionismo, certo, abbastanza sviluppata. Allora, c'è da chiedersi se questo non rimandi a quel dato, permettetemi di dirlo, anche se suona appunto un po' forse audace, a un dato antropologico. Il nostro paese, per ragioni che ovviamente non è il caso in questa circostanza di indagare, sulle quali cause io non ho sviluppato finora e non intendo fare una ricerca vera e propria, però per ragioni storiche importanti a mio avviso, il nostro paese esprime un atteggiamento di gravissima arretratezza civile. Ecco, sì, penso che questo sia un dato da cui non possiamo non partire. Perfino il fastidio per quei parcheggi riservati ai disabili, no? Pensavo che antipatici, quello, che, esatto. Cosa vogliono? Pensavo questi? Quello. Hai la ragione. La violazione quotidiana, esatto, delle norme su quei parcheggi, no? Cioè, ma è inutile che ne parli io, lo sappiamo tutti, certo, lo sanno tutti. Marisa D'Amico, volevo chiamarti in causa per una legge che si chiama una legge in gergo dopo di noi viene chiamata, che dal punto di vista teorico è fantastica, perché si deve occupare appunto della possibilità di mantenere una vita dignitosa alle persone con disabilità che perdono i genitori, eccetera eccetera, insomma è anche molto chiaro. Bene, allora, su 3 milioni circa, questi sono i dati Istat e credo che non siano forse fino in fondo veritieri, comunque circa 3 milioni in Italia di persone con disabilità, 600.000 di loro vivono in condizioni di isolamento, sempre dati Istat,
Io ho letto che sono arrivati in questo momento, hanno beneficiato la legge dopo di noi 6.000 persone. Beh, c'è qualcosa che non va. Sì, c'è qualcosa che non va. Io volevo solamente dire proprio un secondo, ricollegarmi a quest'ultima affermazione del senatore Manconi, del presidente Manconi, perché sono fondamentalmente d'accordo. Cioè la nostra realtà è una realtà sociale fortemente discriminatoria e una ricerca che abbiamo fatto come associazione Vox Diritti, che stiamo facendo da vari anni sui social e sui tweet in particolare discriminatori, rileva appunto una realtà drammatica. E quindi, visto che appunto il mondo online oggi è proprio il riflesso della nostra realtà, noi sappiamo che non solo sui disabili, ma in generale verso tutte le forme comunque diciamo di discriminazioni, sessisti, omofobi, l'Italia è un paese in qualche modo che odia ed è un paese effettivamente da questo punto di vista che va andrebbe curato. Vado a memoria e credo che le offese contro appunto le persone con disabilità appunto su Twitter, secondo l'indagine di Vox Diritti, sia al secondo posto, credo dopo gli ebrei o giù di lì. Sì, infatti, adesso diventa il secondo o terzo posto, un tempo era meno, comunque diciamo sempre ci sono moltissimi tweet sessisti, l'antisemitismo è esploso in questi ultimi due anni, ovviamente non è. Bene, legge dopo di noi. Venendo a dopo di noi, scusatemi appunto per la digressione. Ecco, questa legge, come hai detto tu benissimo, è una legge che dal punto di vista del principio è veramente molto bella, perché non solo è fondata sull'idea che la persona con disabilità debba in qualche modo avere autonomia e a maggior ragione quando potrebbe perdere o ha già perso le persone di riferimento, cioè il contesto familiare, ma poi è anche basata sull'idea di un piano personalizzato dello Stato e quindi degli enti locali rispetto a questa persona. Qual è il problema? Che dai principi dobbiamo arrivare ai fatti, come oggi sta succedendo nell'emergenza, cioè dalle varie affermazioni poi ci sono le persone che purtroppo non hanno ancora ricevuto magari quei soldi che lo Stato era 3 mesi che promette. Allora cosa succede? Intanto la legge è limitata. Perché la legge è limitata ai casi di disabilità grave ed è limitata anche al fatto praticamente di quelle al naturale invecchiamento sostanzialmente della persona e a persone che sono prive di contesto familiare o che potrebbero perderlo. Quindi è una legge che la cui condizione è comunque il fatto di non avere una famiglia che ci si occupi di questa persona con disabilità e quindi già questo riduce un pochino diciamo, la platea poi dei possibili destinatari. Al di là di questo, questa legge, io ve lo dico, vi dico, do due dati proprio per far capire in Italia cosa succede. La legge è del giugno 2016, aspettiamo a novembre 2016 per il decreto attuativo, quindi fino a quel momento, fino a novembre, era proprio lettera morta, ma le prime risorse, perché questa è una legge, come diceva il senatore Manconi, è una legge, diciamo, in Italia c'è lo Stato sociale è uno Stato che per rimuovere delle disparità di fatto deve adottare provvedimenti che costano, quindi deve erogare comunque del denaro. Allora, le prime erogazioni avviene alla primavera 2017. Ma cosa succede? Succede che poi i soldi vengono dati alle regioni e le regioni devono attivare i programmi personalizzati per fare in modo che queste persone usufruiscano. Certo. Voi sapete, nel 2018, due anni dopo la legge, cosa denunciato dalle associazioni appunto delle persone con disabilità, quante regioni avevano attivato piani personalizzati? Solo 4 regioni. Quindi i numeri che appunto tu hai dato non mi stupiscono. Ed evidentemente oggi non è che la situazione sarà cambiata molto, sarà cambiata un pochino, migliorerà, ma insomma i tempi sono troppo lunghi e soprattutto ci sono troppi passaggi E ci sono anche troppi aspetti in cui passare poi dal principio alla pratica in Italia purtroppo è drammaticamente difficile, se non impossibile. E quindi rimane poi soltanto l'alternativa appunto delle strutture residenziali collettive, quelle dove non sempre si riesce a ricreare quel clima di cui invece hanno bisogno. Tarantino, ma scusa un secondo, allora noi siamo il paese che nel 1978, e ne parleremo domani, ha chiuso per prima i manicomi, che ha chiuso gli ospedali psichiatrici giudiziari, beh quello ce l'ha messo molto di più naturalmente, perché non riesce ad affrontare il tema dell'indipendenza delle persone con disabilità? Sembra un controsenso.
Tarantino, se può rispondere, poi dopo passiamo ancora la parola. Sì, poi semmai possiamo ritornare un attimo anche sulla questione dei costi, perché chiaramente tenere certo. una persona all'interno di una struttura residenziale costa molto, molto di più di quanto costa tenerla in altre forme di abitare comune, di co-housing o di vite autonome. Cioè non conviene, dice, fare il co-housing, no. eccetera, eccetera, questo? No, conviene sì. molto di più. Qualcuno ci specula, intendevo dire, era all'incontrario. Beh, le strutture residenziali hanno un costo notevolissimo, ecco, questo lo possiamo, questi dati sono inoppugnabili. Il costo base, per capirci, ma proprio il costo minimo, è quello di 130 euro giorno. Moltiplicate per 30 giorni e stiamo parlando del costo minimo, di che cosa significa una vita residenziale. L'equivalente, ristrutturando le risorse, spostandole su altre forme di vita autonoma, indipendente, comunitaria, diversa, sicuramente non impatta con quei costi, quindi non è una questione di costi, è una questione di scelte. La scelta che la società fa è una scelta culturale che la società fa. E dicevi benissimo prima, cioè noi siamo quella nazione conosciuta nel mondo perché a un certo punto ha iniziato a chiudere tutte le istituzioni totali, in sequenza, in pochi anni le abbiamo chiuse tutte. E che cosa era successo? Era successo quello che non succede sulla disabilità. Il manicomio era diventato quello che si chiama normalmente un intollerabile antropologico. Aveva superato la soglia di tollerabilità. Questo non sta succedendo con la disabilità. Cioè, per il famoso dato antropologico di cui parlava Manconi, non succede? Io sono molto convinto di quel dato culturale, tant'è che la rivista che abbiamo fondato insieme a Gian Piero Griffo e altre persone che lavorano da una vita a tutela dei movimenti delle persone con disabilità, è esattamente su studi culturali sulla disabilità. Noi crediamo profondamente che ci sia storicamente e socialmente un meccanismo molto radicato, tant'è che noi arriviamo a questo, che l'Italia chiude i manicomi, chiude, come dicevi, con molta lentezza gli ospedali psichiatrici giudiziari e non riesce neanche ad affrontare il tema delle strutture e le persone con disabilità. Quando nel 68 esce il manifesto del gruppo Basagliano, l'istituzione negata, quella è una svolta di un'istituzione che non solo è negata nei fatti perché è diventata intollerabile, ma è anche un'istituzione, possiamo aggiungere, che viene riconosciuta come totalmente negata alle funzioni di cura. Non è una istituzione in grado di curare nulla. Da quel momento la società italiana decide che il manicomio non è un luogo possibile e che quindi quelle persone non possono vivere in quel modo. Quando si tratta di disabilità, questo passaggio, questa intollerabilità delle strutture, non avviene. E non perché non si conoscano le realtà, chiaramente qui stiamo generalizzando, esistono certo. strutture diversissime. Quindi, anche molto valide, naturalmente, certo. Certo, ma i fattori di rischio sono moltissimi. Ora, non che questo non si conosca, io da poco ho ripubblicato un reportage fotografico di Mario Giacomelli, sono il reportage degli ospizi degli anni 55-68. Come no? Cioè, in Italia tutto si conosce. Ma quando si parla di disabilità, quel dato antropologico che ci si diceva prima fa sì che si rimandi e si dica sempre dopo. Io ormai le chiamo queste della disabilità strutture a ma residuo, c'è sempre un ma, un dopo tutto, un eppure, un comunque. Cioè, sarebbe possibile, auspicabile, c'è cioè in tutte le premesse dei progetti, ma qualcosa lo blocca. E questi sono i dati certo. invece assolutamente inquietanti, perché significa che oltre alle barriere architettoniche, che sono la parte facile della materia, ci sono delle barriere culturali innestate nel modo in cui noi abbiamo costruito la nostra immagine della persona con disabilità, che sono veramente notevoli. Tant'è che anche la legge che si citava prima, la cosiddetta legge dopo di noi, sì. è uno strano coacervo, certamente dà delle possibilità. Non mi fermo sul fatto che è una legge che già
passando alla gloria come dopo di noi è impostata non sulla persona con disabilità, ma su un contesto sugli altri. Familiare. Certo. Ma vi faccio presente che il vero problema è il grande meccanismo su cui siamo bravissimi in questo paese della sperimentazione permanente. Cioè quello che dovrebbe essere il meccanismo di base, che è quello della vita indipendente, dell'autodeterminazione della persona, diventa sempre sperimentale. Abbiamo iniziato, i progetti non partono col dopo di noi, i progetti sperimentali hanno una propria vita di molti decenni prima, e proverei anche a scommettere che noi ci porteremo la sperimentabilità del dopo di noi per altri decenni, rimarrà sempre un residuo sperimentale, cioè non sarà mai la logica del sistema, questo è il punto. E finché non diventa la logica del sistema, finché non si è fatto con i manicomi, non si sopprime la possibilità di determinate forme di vita in comune, sarà impossibile renderla una logica strutturale. Cioè, che cosa succede a una persona con disabilità che vuole fare una propria vita, un proprio modo di essere, sceglie, come dice la Convenzione, con chi vivere e dove vivere, come fa ognuno di noi? Finché quella è una sperimentazione, non se ne uscirà, questo è il punto. A nessuno di noi viene detto che la prima opzione è quella di andare in una residenza quando scegliamo di fittare una casa. Ecco. Questo. Allora facciamo l'ultimo giro, perché dobbiamo poi passare, appunto, come diceva giustamente Ciro Tarantino, anche ai film che vogliamo vedere. Quindi io darei la parola a Luigi Manconi, perché adesso gli propongo un'iperbole. Adesso già lui si arrabbia, perché su iperbole avrà qualcosa da ridire sicuramente. Beh, vediamo se corrisponde a ciò che dice la grammatica della sintassi. Lo sapevo. Allora, a buon diritto, tu sei presidente a buon diritto, è sì. Un'associazione che si occupa veramente, questo sì, a 360 gradi di queste tematiche, molta attenzione sulle carceri, in questo momento anche molta attenzione naturalmente sulle conseguenze sociali di questa pandemia, i diritti per i disabili, eccetera, eccetera, e naturalmente le segregazioni, carcere. Anche il carcere è una segregazione. Sono tutte uguali, tutte da cancellare? In questi giorni ho sentito che perfino Gherardo Colombo sembra di aver capito che abbia proposto sostanzialmente l'abolizione del carcere. Però il carcere dove stava Totorina non è paragonabile al letto di contenzione dove è morto Franco Mastro Giovanni, il maestro, no, di Vallo di Lucania. Dunque... Non ti stupire di Gherardo Colombo. Oggi egli è, riguardo al sistema penitenziario italiano, nella sua concretezza, ma anche rispetto alla teoria della pena, persino più estremista di me. Oltretutto, con quella sua soave aria, risulta forse più convincente di me. Egli parla giustamente di abolizione del carcere, perché abolizione del carcere non significa abolizione della pena, assolutamente no. Significa semplicemente constatare l'inutilità del carcere come cella chiusa, quindi di una pena che veda la sua prevalente concretizzazione nella detenzione all'interno di un sistema di sbarre, vede in questo una sanzione che non è finalizzata a ciò che la Costituzione indica come scopo della pena, cioè la rieducazione del condannato. Che poi, nella concretezza della nostra vita, come storicamente avviene, il carcere resti, per usare un termine già utilizzato, un residuo necessario, comunque inevitabile, in determinate condizioni, anch'io sono d'accordo. E tale deve essere per quelle persone socialmente pericolose di cui ci preme la possibilità di controllarne i movimenti, cioè di impedire che la loro pericolosità sociale si perpetua, si riproduca all'infinito. Certo.
ma, come dice lo stesso Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i detenuti socialmente pericolosi costituiscono al massimo il 10% dell'intera popolazione detenuta. Per tutti gli altri sarebbero possibili sin da adesso forme di pena, io direi ancora più afflittiva per certi versi, ancora più incidenti sulla libertà individuale, dunque più capaci di costituire un fattore di sanzione vera nei confronti di chi ha commesso reati. Ad esempio, in Italia le sanzioni pecuniarie sono assolutamente una forma di sanzione limitatissima, mentre, che so, in Germania se ne fa un uso assai più largo. Ma non credo che sia questo il punto centrale. Il punto centrale del ragionamento è che il carcere è il luogo dove quella segregazione che tu giustamente richiami, cioè quel paradigma della segregazione, si presenta nella sua forma più brutale, nella sua forma estrema, nella sua forma massima. Ma noi dobbiamo sapere che attualmente, cioè mentre stiamo qui a parlare, nell'intero sistema sanitario italiano, in moltissimi servizi psichiatrici di diagnosi e cura, è tuttora applicata la contenzione meccanica. Cos'è la contenzione meccanica? È la persona legata al letto di contenzione, caviglie e polsi, crocefissa a un letto. Ribadisco quanto detto un attimo fa. In moltissimi servizi psichiatrici di diagnosi e cura, cioè quelle sezioni dei nostri ospedali, gli ospedali normali, quelli dove ci richiamo per fare una radiografia, ci sono letti di contenzione utilizzati, per esempio, per pazienti sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio. Ti ringrazio di aver citato una vicenda atroce che abbiamo seguito come associazione a buon diritto dall'inizio alla fine, che riguardava appunto la storia di Franco Mastro Giovanni, che a quel letto di contenzione nel servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ospedale di Vallo della Lucania è stato legato per 87 ore, o meglio, per 95 ore, perché per 87 è stato legato mentre ancora era vivo, poi per altre 7 ore è rimasto legato perché né medici né infermieri si erano accorti che era ormai cadavere. Voglio anche aggiungere che queste mie affermazioni sono corroborate per una volta da una sentenza definitiva che ha condannato medici e infermieri per sequestro di persona. Allora, questa realtà è anch'essa totalmente sconosciuta ed è una realtà che oscilla tra normalità e devianza, perché come sappiamo coloro che vengono sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio sono figure incerte, cioè sono figure che spesso pagano, come nel caso di Franco Mastro Giovanni, semplicemente la loro eccentricità. Certo. Ecco, questo è il punto. In una situazione come quella italiana, la eccentricità rischia di apparire una colpa che, come dire, omologa tutte le persone che la manifestino in quella categoria tutt'altro che minoritaria ormai, dove si trovano le persone con disabilità, le persone con varie forme di dipendenza e di cronicità. Pensiamo agli alcolisti, ai tabagisti, pensiamo ai tossicomani e pensiamo a quelle forme di povertà estrema che stanno diventando in Italia una patologia sociale che può
portare, e in parte già sta portando, alla criminalizzazione di soggetti socialmente pericolosi semplicemente perché fuori da una struttura di normalità classica. Ti devo fermare, Luigi Manconi, e devo... Mi sono fermato da solo. Bravissimo. Un attimo prima, intuivo la tua impazienza. E devo chiedere a Ciro Tarantino di essere telegrafico, che ha scritto insieme a Giovanni Merlo La segregazione delle persone con disabilità, Maggioli Editore. Se c'è questo problema vuol dire che mancano i controlli, è questo. Ti chiedo però di essere veramente telegrafico. Rapidissimo, era una ricerca che nasceva proprio con la Federazione Italiana Superamento Handicap. Oggi le prove ci sono e sono nelle relazioni al Parlamento del Garante Nazionale dei Detenuti e delle Persone Private della Libertà, che dal 2017 ha attivato tutto un sistema di controlli sulle residenze, e quindi quella contenzione di cui diceva Manconi non solo è nei reparti diagnosi e cura, ma è diffusissima nelle strutture per persone con disabilità ed anziani. E telegraficamente direi che bisogna prendere atto. C'è un sistema, c'è un'economia politica della segregazione che riguarda queste strutture, che è fondata su alcuni pilastri. Uno, un'incapacità di riconoscere libertà di scelta, libertà di bisogni, desideri, di gusti e di aspettative a tutte le persone. Due, una struttura di welfare territoriale fondata sull'offerta di servizi residenziali e non sui progetti che si dicevano prima, individuali, sulla libertà delle persone. Tre, un'atroce frammentazione normativa. Quattro, ci ricolleghiamo anche al tema costituzionale, un enorme problema di effettività dei diritti sociali che per le persone con disabilità diventano diritti di libertà, perché una persona disabilità, se non gli vengono garantiti determinati diritti sociali, la libertà che ne viene messa in questione. La perde. Io ho lasciato per ultimo Marilisa D'Amico, prorettrice dell'Università Statale di Milano, perché ci dobbiamo fare una promessa, vero? La promessa sì. È che quello che non siamo riusciti a fare per il colpa del coronavirus in questo momento, cioè fare un'iniziativa assieme e far capire anche quanto è importante il lavoro che voi stessi in università fate per garantire il diritto allo studio alle persone con disabilità, lo faremo quando ce lo permetterà questo coronavirus. Ma io vi faccio già un invito, e cioè a partecipare al nostro progetto di Unimi Inclusiva, di cui appunto poi parleremo, adesso non abbiamo più il tempo, però che proprio vorrebbe fare in modo che gli studenti, diciamo che tutti gli studenti riescano a capire, a percepire, ad aiutarsi l'un con l'altro. Dai un voto all'Università Statale per questo, per il tema dell'accessibilità. 30 lode, 29, 28... Allora, di quello che stiamo facendo per gli studenti con disabilità, sia diciamo disabilità di vario tipo, sia quelli con disturbi di apprendimento specifico, direi 8, perché stiamo facendo veramente tante, tra l'altro un sacco di iniziative che ricadono proprio su tutta la realtà universitaria. Per quanto riguarda le barriere architettoniche, dobbiamo ancora sistemare molte cose, ma anche perché abbiamo delle sedi che le conosciamo, storiche che sono un po', e quindi lì direi un 5,5, possiamo essere, diciamo, possiamo 5 migliorare. E mezzo, 6. Possiamo migliorare, il ragazzo possiamo si migliorare, infatti si applica, ma insomma poi alla fine non arriva ai risultati. Grazie Marilisa D'Amico, grazie a Luigi Manconi, grazie a Ciro Tarantino, ci avete veramente dato molte informazioni e molte riflessioni, per questo vi ringraziamo. Grazie e buona serata. Buonasera, grazie. Allora, mentre si chiudono questi aggeggi elettronici, questi collegamenti con Skype, dobbiamo, prima di passare al capitolo cinema, ricordare che, insomma, abbiamo un trailer da far vedere.
fare un festival dei diritti umani in questo periodo, organizzandolo in piena quarantena, ma rispettando tutti i criteri, diciamo così, che abbiamo sempre voluto per questo festival, dibattiti come quello che abbiamo fatto adesso, cinema, mostre fotografiche, altro, è davvero complicato, complesso. Fortunatamente siamo riusciti a trovare degli alleati, diciamo così, come Arte, per esempio, che ha messo a disposizione tre titoli di film sicuramente interessanti, con i sottotitoli in italiano: Lasciatemi amare, Le ballerine cieche di San Paolo, L'eloquenza dei sordi, che anche quelli si possono naturalmente andare a vedere partendo dal sito festivaldirittiumani.it. E poi ci sono i film che ha scelto il nostro Antonio Pratta, che vedo già in collegamento da Lugano. Buonasera. Ciao, Antonio. Buonasera, ciao Danilo. Allora, quest'ultima parte finale della seconda giornata la dedichiamo come sempre appunto al cinema. È come dare una sorta di appuntamento virtuale agli amici per dire: questa sera troviamoci alle 9 di sera e andiamo a guardarci un bel film. Questa sera cosa ci vediamo? Questa sera ci vediamo All'École des Philosophes, un film del regista svizzero di origine spagnola Fernand Melgar, il quale si immerge con grande sensibilità in una prima classe di bambini, in una prima classe di bambini diversamente abili. Trascorre l'intero anno con loro e riesce a carpire ogni progresso di questi bambini man mano che l'anno scolastico va avanti. È un film sorprendente, a tratti molto poetico, e è un film che parla non soltanto però di chi la disabilità la vive in prima persona, ma anche di tutti coloro che sono a fianco quotidianamente, quindi i genitori, quindi anche tutti gli istruttori, in questo caso della scuola, gli insegnanti, e che ci fa capire ancora una volta quanto sia importante veramente questa vicinanza a loro. Il film è accessibile, come tutti gli altri film di questa sezione, online nel sito del festival, sotto la voce appunto sezione film, e sarà fruibile fino a venerdì. Devo dirti una cosa, Danilo, sì. Sta andando molto bene anche il film di Jason Da Silva, quello che abbiamo presentato ieri, ha registrato centinaia di visualizzazioni fino adesso, per cui ottima notizia, veramente. Sono molto contento per il festival. E sono tutti film appunto che possono essere fruibili per tre giorni, ognuno di loro per tre giorni, e quindi ci sarà la possibilità per chi ancora non li ha visti di poterli vedere. Anche qui abbiamo incontrato Fernand Melgar. Tra l'altro Melgar è un regista che da poche settimane ha comunicato di voler abbandonare il cinema per dedicarsi a tutt'altro. Ci farà sapere a cosa si sta dedicando in questo momento, perché lo abbiamo incontrato a distanza, ovviamente, qualche giorno prima dell'inizio di questo festival. E quindi adesso ci vediamo l'intervista realizzata da Antonio Pratta, e poi dopo appuntamento per tutti quelli che vogliono vedere il film sul sito festivaldirittiumani.it. Buongiorno, ciao Fernand, grazie per il tuo bellissimo film che abbiamo avuto la possibilità di vedere in prima visione italiana al Festival dei Diritti Umani di Milano. È un film molto poetico che si avvicina lentamente, ma ad un certo punto, ai suoi personaggi, che sono questi bambini straordinari, ma ad un certo punto fa parte proprio della stessa classe, diventa parte della classe, non si vede più nessuna distanza tra te e loro. Come hai fatto a fare questo lavoro e quanto tempo hai impiegato, che tipo di lavoro hai fatto, insomma, per arrivare a questo punto? On va dire que le principe de... Déjà, je remercie le Festival de Milan de m'inviter. C'est un très grand plaisir de présenter ce film en Italie, surtout dans les conditions actuelles. Je remercie beaucoup les organisateurs et Antonio de mettre en place tout ce système pour pouvoir montrer, diffuser et discuter sur des films documentaires. Maintenant... Ce qui fait le propre de mes films, c'est que je ne fais pas des films sur. Hein. Souvent on dit, tiens, j'ai fait un film sur, je ne sais pas quoi, sur les immigrés. Moi, je fais des films avec. Ça veut dire que les personnes que je filme sont aussi, participent du film dans le sens que c'est quelque chose qu'on va faire ensemble. C'est une aventure collective. Et ce qui m'intéresse avant la démarche cinématographique, c'est l'aventure humaine que le film va porter. Et
le film, dans le fond, comment dire, ça reste anecdotique pour moi. C'est vraiment une trace et un souvenir de la relation que j'ai vécue dans ce film avec ses enfants. Et maintenant, pour ce film, pour pouvoir filmer des enfants en situation d'handicap, qui ont quand même des handicaps assez lourds, il y a eu toute une phase d'apprivoisement. J'ai essayé d'approcher ces enfants 6 mois avant le film par le biais de les parents pour qu'ils puissent s'habituer à moi. Et puis, le moment du tournage venu, ça s'est fait de manière très naturelle. Les enfants avaient l'habitude de me voir, donc il n'y avait pas trop de problèmes de ce côté-là. È fantastico, io ho visto grandissima poesia nello sguardo di Chloé, a un certo punto sei riuscito a filmare questo sguardo immenso, senza confini che ha Chloé ed è veramente straordinario, complimenti. Per quanto concerne invece la fragilità, siamo in un momento dove tutti noi siamo confrontati con questo essere fragili, no? Dopo questa pandemia, durante questa pandemia. Loro sono persone invece diversamente abili che si confrontano quotidianamente sempre con la loro fragilità. Tu che sei una regista che ha fatto tantissimi lavori proprio sulla questione dell'identità, no? Che cosa puoi dire da questo punto di vista? Cioè, che cosa possiamo fare noi, ma anche come la vedi tu questa situazione di continua fragilità che poi a volte può anche, come nel tuo film, far esplodere delle sorprese strepitose, no? Come alla fine questa classe che diventa veramente qualcosa di straordinario agli occhi dello spettatore. On va dire que mon intérêt pour la question de la fragilité des personnes en marge de notre société est peut-être lié à mon passé. Je suis fils de saisonnier, stagionale en italien, et c'est un statut que beaucoup d'Italiens ont subi en Suisse. Le principe était que des personnes pouvaient venir travailler en Suisse pendant 9 mois et devaient retourner dans leur pays, Italie, Espagne, en fait, principalement des personnes venues du sud de l'Europe, et n'avaient pas le droit d'établir une famille, avaient un statut très précaire, c'est-à-dire que le permis était renouvelé d'année en année, et les personnes étaient corvéables à merci, donc ça a été une forme de, on va dire, d'esclavage soft qui s'est fait par la Suisse pendant près de 40 ans. Le statut a disparu en 2006, je crois. Et j'ai été moi-même clandestin, j'ai été moi-même d'une génération qu'on appelle les enfants du placard, c'est-à-dire qu'on devait se cacher. On devait se cacher, on devait ne pas exister aux yeux des autorités, aux yeux de la population suisse. Et c'est clair, me replonger dans cette classe de ces enfants en situation de handicap, c'est un petit peu me replonger dans mon passé, d'enfants mis de côté, j'étais pas le seul, on était une génération espagnole-italienne à l'époque, dans les années 60. Et puis quand je suis devenu suisse, j'ai été très étonné de voir dans la constitution suisse le préambule qui dit que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Et donc la constitution de mon pays d'adoption commence justement par le fait qu'on doit aider les plus faibles, on doit protéger les gens qui sont en marge de la société. Et c'est peut-être un rappel que je fais dans tous mes films en disant n'oubliez pas que ce pays est fait, est construit sur des valeurs de protection des plus faibles. Che cosa stai facendo adesso brevemente nella tua vita? J'ai arrêté de faire des films, je ne fais plus de cinéma. En Suisse, il y a cette notion que j'aime bien, qui est être un politicien de milice. Vous pouvez être président de la Confédération, et puis à un moment, vous retirez, et puis vous disparaissez un peu de la scène publique. Et vous savez, j'ai jamais...
Allora, eccoci qui per veramente i saluti prima di invitarvi a rimanere sul sito del Festival dei Diritti Umani per poter seguire appunto semplici indicazioni. Troverete il link per vedere il film di Fernand Melgar che è stato presentato da Antonio Prata. Devo fare un ringraziamento particolare ad Artist Project che sta sottotitolando i nostri dialoghi di questi giorni e anche il film appunto di Melgar, che dunque è disponibile, può essere seguito anche dalle persone sorde. Grazie per aver seguito quindi la seconda giornata del festival, buona visione per questo film perché veramente ne vale la pena, e noi ci diamo appuntamento con gli altri dialoghi, con le altre testimonianze, con gli altri documentari a domattina.